Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi voglio parlare di una modifica che ho fatto al controller del Mavic Air 2. È una modifica per l'aggancio dello smartphone, perché comunque la soluzione di mettere lo smartphone qua sopra rispetto a sotto sicuramente è una soluzione migliore, perché è nettamente più comodo e pratico averlo sopra che sotto, come ci ha sempre abituato DJI ad averlo sotto, mentre in questo caso portandolo sopra secondo me è stata una modifica molto intelligente. Però rimane sempre il difetto, almeno parlo per me, per il quale lo smartphone rimane fisso, quindi rimane in una posizione fissa segue la stessa inclinazione del controller, che per alcuni punti di vista va anche bene, ma per altri no, cioè quando c'è tanta luce, tanto sole, quindi che dovremmo magari andare a regolare lo smartphone per vederlo meglio, perché sapete benissimo che se andiamo a volare al mare o in montagna quando c'è tanto sole, cioè quando c'è proprio il sole forte, quello estivo, spesso e volentieri si fa fatica a vedere lo smartphone per i riflessi creati appunto dalla luce, e avere un supporto che è possibile inclinare sicuramente ci aiuta un po' in queste situazioni. E in più questa modifica che ho apportato, che ovviamente io utilizzerò non sempre, perché ovviamente dipende anche cosa si va a fare, però quando so di andare a fare un video difficile o complicato in situazioni che voglio veramente essere a mio agio al massimo, porterò questa modifica che poi andremo a vedere tra poco, mentre se vado a fare il mio volettino semplice, molto easy, non lo porterò neanche, metterò il mio smartphone nella posizione standard del controller del Mavic Air 2. E in più questa modifica che ho apportato diventa davvero molto utile per chi è abituato a volare con un tablet, cioè chi è abituato a comandare i propri droni da un tablet anziché da uno smartphone, con il controller DJI così per come è impostato e per come è stato concepito non si può fare, perché un tablet qua dentro non ci sta. Quindi tante persone però sono abituate magari a volare con un iPad mini o comunque con altri tablet, e la mia soluzione viene incontro anche a questa problematica. E tutto questo, o meglio tutta questa modifica che ho creato, anche se in maniera molto semplice e soprattutto anche molto economica. Qui adesso la guardiamo da vicino e vi spiego come ho fatto e cosa ho utilizzato per costruirla. Allora, innanzitutto ho stampato questo pezzo in stampa 3D, poi ve lo faccio vedere da vicino, vi lascio il link di Thingiverse dove c'è il progetto, che ovviamente non ho fatto io, progetto di un ragazzo che l'ha postato, e secondo me è semplice, leggero, ma molto molto pratico, e nasce apposta per il controller del Mavic Air 2. E in più è già anche forato, quindi davvero è diventato un pezzo importantissimo per la mia costruzione. Lo so che non tutti hanno una stampante 3D, però magari conoscete qualcuno che ce l'ha, anche perché da stampare è talmente semplice e di plastica ce ne va talmente poca che se conoscete qualcuno che ha una stampante 3D ve lo stampa senza nessun problema, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista anche del tempo, perché è davvero semplicissimo. Vi consiglio di stamparlo pieno, perché secondo me diventa molto più resistente, soprattutto se ci dovete mettere un tablet. Per uno smartphone va bene anche se non è pieno, ma io vi consiglio stampatelo sempre pieno, così non avete problemi, tanto è super alleggerito già di suo e non avete problemi di flessioni e via dicendo, perché magari non rimane molto rigido se lo fate troppo vuoto. Allora, guardiamo da vicino adesso cosa comporta la mia modifica. Allora, ho fatto due soluzioni. Allora, c'è la soluzione quella che uso io adesso, che è questa, e vedete che ho usato questo pezzo. Ho attaccato sopra un supporto, in questo caso GoPro, ma va bene anche un supporto DJI, tipo questo, va benissimo, la stessa cosa, solo che questo è GoPro, questo è DJI. Sotto tanto hanno l'adesivo 3M, ce lo appiccicate e questo non vi si stacca più, perché se pensate che con questo adesivo questi supporti vengono attaccati sui caschi delle moto da cross, delle moto da pista, cioè veramente sono abituati a sollecitazioni davvero importanti, figuriamoci qua dove comunque non ha nessuna sollecitazione, deve solo stare attaccato fermo. Poi ho acquistato questo supporto, poi vi lascio il link in descrizione da Amazon, questo supporto per lo smartphone, che ha già anche questo pezzo sotto, diciamo questa specie di L, per andare ad attaccarlo nel supporto GoPro o DJI. Quindi fatto questo, questa è la prima soluzione che ho fatto. Guardate come si inserisce bene, vi faccio vedere. Allora, visto che questo pezzo di plastica è, diciamo, progettato apposta per il Mavic Air 2, o meglio per il controllo del Mavic Air 2, si inserisce benissimo all'interno delle guide qua in gomma e anche qua sotto, quindi è fatto apposta. Vedete come è molto minimal
e qua basta andare ad inserire il mio smartphone e adesso ho un supporto che posso andare ad inclinare come preferisco, in base alla luce che c'è o in base a come tengo in mano io il controller normalmente quando vado a volare. L'unica pecca di tutto questo è che il cavetto, quello diciamo che viene dato in dotazione da DJI, non arriva allo smartphone e tantomeno poi arriva al tablet, che essendo ancora più grande ha dimensioni ancora maggiori, quindi la distanza aumenta. Però questa è la mia soluzione, è sicuramente pratica, economica e sicuramente molto utile. Poi ripeto, io me la porterò dietro solo in determinate situazioni, altrimenti inserirò lo smartphone nella sua posizione classica, però visto che tanto non mi è costato praticamente niente, mi è costato forse una decina di euro il supporto qua dello smartphone, poi per il resto il supporto GoPro già ce l'avevo, ho stampato questo in plastica che veramente mi è costato praticamente niente, perché di plastica ne è andata pochissima, e questa è la mia soluzione, secondo me pratica, economica e utile in certe situazioni. Quindi ragazzi, questa è la prima soluzione, quindi vedete che risultato è questo, e direi che non è niente male, soprattutto perché è tutto autocostruito. La seconda soluzione invece, che adesso vi voglio far vedere, è questa. Allora mettiamo da parte un attimo questo, riavvolgiamo dentro il cavetto che tanto adesso non serve. La seconda soluzione è questa. Allora, prendendo sempre la piastrina che ho stampato, posso andare ad utilizzare, nel caso uno non voglia utilizzare un supporto o non ha un supporto con adesivo 3M, cioè questi qua di DJI o quelli GoPro, quindi non ha un supporto di questo genere, può anche utilizzare un supporto sempre con attacco GoPro, ma a vite. Quindi andrò a fissare questo supporto in questo buco centrale, quindi andrò ad inserire una vite qua sotto, vado a mettere il supporto sotto all'attacco GoPro, quindi una volta che ho trovato la sua posizione, che poi non smonterò più ovviamente perché una volta che l'ho trovata rimane quella, stringo bene ed ecco fatto che ho un'altra soluzione, nel senso che non ho un supporto adesivo ma ho un supporto a vite, e in più qua come vedete ho messo un supporto per tablet. Ovviamente c'è da costruire una struttura un po' più lunga, sempre utilizzando in questo caso questi pezzi li ho stampati io, ma sono gli stessi pezzi che trovate tipo in questo supporto, che questo era già incluso, o sono tutti pezzi tipo questi, adesso ve li faccio vedere, vedete sono tutti pezzi cinesissimi che trovate su Amazon con attacchi GoPro, ma non sono originali GoPro, quindi costano davvero poco, e create questa sorta di struttura che serve appunto a creare lo spazio per mettere il tablet, perché ovviamente il tablet, essendo molto più ingombrante di uno smartphone, ha bisogno di venire un po' più verso il controller. Adesso ve lo faccio vedere montato. Questa è la soluzione che io non utilizzo, perché non utilizzo mai un tablet per far volare i miei droni, ma so che tanti lo fanno ed utilizzano i tablet, quindi con l'attacco classico che ha creato DJI è impossibile ovviamente attaccare un tablet, mentre con questa soluzione ovviamente avrò questa parte che rimane fissa, perché comunque non mi servirà inclinarla, poi avrò questa parte davanti che, andando ad allentarla, ovviamente l'ho stretto duro perché comunque il tablet, vedete, posso andare inclinare o meno l'angolazione del supporto. Quindi adesso ve lo faccio vedere con il tablet inserito. Questo è un tablet abbastanza grande, poi ovviamente la maggior parte di quelli che volano con un iPad mini, che ha dimensioni molto più ridotte di questo, quindi anche il peso molto minore. Però questo per farvi capire, vedere che il supporto comunque tiene questo tablet di dimensioni importanti, anche abbastanza pesante. Ovviamente anche qua bisogna mettere un cavetto diverso da quello originale DJI, perché non arriva nello smartphone, tantomeno arriverebbe al tablet. Però questo è il concetto del supporto. Vedete come fatto, e comunque il risultato è più che ottimo, anche perché stiamo parlando di una struttura creata in maniera molto artigianale, ma sicuramente davvero davvero economica. Allora, questo è il risultato della mia progettazione di questo supporto per i tablet. Allora ragazzi, questi sono i due supporti che ho progettato
uno per il tablet e uno per lo smartphone, super economici davvero, si è speso davvero poco per farli, tipo qua magari tanti hanno già anche tutto in casa perché magari usano già un supporto del genere per fissare lo smartphone su un cavalletto o su un treppiedi, cioè quindi magari uno ha già tutto in casa, magari ha solo il problema della stampa 3D che però può fare a qualcun altro, o può ingegnarsi e creare questo supporto, diciamo, anziché stamparlo in stampa 3D, però magari se lo può tagliare fuori con la stessa sagoma da un pezzo di plastica, per esempio, o da un pezzo di carbonio, cioè volendo si può comunque creare questo pezzo senza avere una stampa 3D. Stessa cosa per il supporto per il tablet, è identico, a parte che qua ho messo quella vite giusto per far capire la differenza, che nel senso si può mettere sia quello adesivo che quello a vite, e qua bisogna creare una prolunga, diciamo, al supporto, sempre utilizzando i pezzi simili GoPro, cioè anche se non sono originali GoPro non importa, anzi meglio perché costano molto meno, su Amazon si trovano veramente a poco questi pezzi GoPro non originali. E questo è un supporto che poi vi lascio il link in descrizione, per tablet, che si compra anche questo su Amazon, quindi vi lascio tutti i link in descrizione, se li volete acquistare su Amazon per chiedervi il vostro supporto o anche solo per dargli un'occhiata. Quindi ragazzi, questa è la mia idea, è il mio progetto per questi supporti per smartphone e tablet per il controller del DJI Mavic Air 2. Se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, commentatemi, mi raccomando, se questa idea vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se la trovate inutile. Cioè io vi ripeto, io di base utilizzerò lo smartphone nell'aggancio standard del controller, ma in certe situazioni secondo me diventa molto utile poter inclinare lo smartphone e averlo con l'angolazione migliore per i riflessi della luce e del sole. Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una sessione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!